Pochi sanno che in Sicilia c'è un fiume realmente navigabile, è il fiume Ciane, che nei pressi di Siracusa è famoso soprattutto per i suoi papiri. In barca su questo fiume ci sono Carmelo Valente, che è un esperto proprio della lavorazione dei papiri, e il dottor Macauda, che è il direttore della riserva del fiume. Siamo collegati con loro. Vorrei chiedere al dottor Valente, quando sono arrivati i primi papiri a Siracusa? Pare che i papiri a Siracusa siano arrivati intorno al III secolo a.C. Non dimentichiamo che Archimede intorno al 250 a.C. andava in Egitto a condurre i suoi studi, a progettare delle canalizzazioni e sembra che ci fossero degli ottimi rapporti commerciali con l'Egitto. Ecco, ma come nasce un foglio? Toti ci può fare vedere tutta la fase della lavorazione, dal taglio del fusto fino alla produzione del foglio. Premetto che non è possibile raccogliere del fiume Ciane il papiro, ce lo consente eccezionalmente il dottore Macauda, appunto il direttore del Parco Ciane, e quindi vediamo che Toti cerca di trovare un fusto adatto, perché per la buona riuscita di un foglio si parte sin dalla raccolta del fusto. Questo tipo di papiro, il Cyperus papyrus, ha una sezione triangolare, viene tagliato per la grandezza che interessa realizzare il foglio, viene tolta la corteccia e dopo che viene tolta la corteccia si taglia il fusto a strisce. Quindi lo stiamo trasformando da una sezione triangolare, lo stiamo trasformando in una sezione più o meno rettangolare. Tutta una lavorazione interamente manuale, ecco, con un coltello a mano. Adesso Toti taglia le strisce. Queste strisce vengono messe in un recipiente con dell'acqua e una soluzione per bloccare i processi di ossidazione, perché importante è questo: il papiro è come una mela o come una banana, dopo tagliata si ossida facilmente. Dopo che le strisce sono state immesse per un certo periodo di tempo in questa soluzione, viene disposto su un panno e un cartone particolarmente assorbente e molto pulito, in questo senso, in senso verticale, sovrapponendo le strisce una sull'altra. E poi lo stesso lavoro si fa dall'alto verso in basso, in modo che si forma questo graticcio. Si mette sopra un altro panno, un altro cartone particolarmente assorbente, e tutto va nella pressa. La pressione serve a due scopi: uno è quello di far aderire le strisce fra di loro senza additivi, senza collanti, perché la parte medio-bassa ha una forte concentrazione di amidi ed è sufficiente per far aderire le strisce fra di loro. Ecco, questa è la soluzione finale. In trasparenza si possono vedere le strisce del papiro messe in ortogonale, si nota se il foglio è stato lavorato con cura o se è stato un lavoro fatto molto frettolosamente, come spesso può succedere. Dottor Macauda, ma è vero che la coltivazione di papiri che c'è qui è la più grande d'Europa e che l'area è ovviamente protetta? Sì, ci troviamo nella riserva naturale orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa. È una riserva naturale orientata e i fini per cui è stata istituita questa riserva è la cura e la rivitalizzazione del papiro lungo tutto il corso del Fiume Ciane.